voglio le caramelle. Un attimo, bambini. Ecco a te le caramelle. Queste sono speciali. Una bella confezione di menta molto forte e una tavoletta di cioccolata fondente. Ehi, ragazzi, Wonka ne ha inventata un'altra oggi. È una cioccolata sgranocchio delizio gnagnosa. Sgranocchio delizio gnagnosa, e come fa a farla? Mio caro bambino, chiedi ai pesci come fanno a nuotare? No. O agli uccelli come volano? No. No, signore, non lo fai. Ci riescono perché sono nati per quello. Esattamente come Willy Wonka è nato per fare il pasticcere. Tu invece per fare il mangia Wonka. Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two? It's the Candyman. The Candyman can. Candyman can. Plus he mixes it with love and makes the world taste good. Who can take a rainbow, wrap it in a sigh, soak it in the sun and make the strawberry lemon pie? The Candyman. The Candyman. The Candyman can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Willy Wonka makes everything he bakes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes, you can even eat the dishes. Can take tomorrow, dip it in a dream, separate the sorrow and collect up all the cream. The Candyman. Willy Wonka. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. And the world tastes good, 'cause the Candyman thinks it true. Salve, signor Jopic. Ah, come va, Charlie? Sei in ritardo. Prima pioveva, signor Jopic. Hai ragione. Ecco qua. Grazie. Saluta il nonno, non dimenticartelo. D'accordo. Sulla vetta delle montagne o giù nelle gole scoscese non si ha il coraggio d'andare a caccia perché si ha paura dei folletti, degli gnomi. Ascolta un vecchio. Non si potrà mai entrare lì. Non si potrà mai uscire da lì. Charlie sta tardando. Lavora anche troppo per essere un bambino. Dovrebbe avere un po' di tempo per giocare. Le ore della giornata non bastano. Ci vuole un sacco di lavoro per tirare avanti con voi quattro costretti a letto da più di 20 anni. Ma se fosse ancora vivo suo padre, Joe. Appena mi saranno ritornate le forze, mi tirerò su dal letto e gli darò una mano. Papà, sono tanti anni che vai dicendo che ti alzerai dal letto, ma non ti ho ancora visto posare i piedi per terra. Beh, se il pavimento non fosse così freddo, forse io... Ciao a tutti quanti! Oh, svegliatevi, svegliatevi, è tornato Charlie! Nonno George... Nonna Georgina... Nonna Josephine... E nonno Joe...
È questa qui la tua cena, nonno Joe? Beh, sì, e anche la tua, Charlie. Sono stufo di mangiare brodo di cavoli. Non è abbastanza. Ma non abbiamo altro. Cosa ti prende? Che ne dite di questa? Dimmi dove l'hai preso. Non ha alcuna importanza dove l'ha preso. L'importante è che ce l'ha. È la mia prima paga. Sei un bravo ragazzo. Faremo un vero banchetto. Mamma, ecco il resto. Tienilo tu. Prendo questa moneta. Nonno, da oggi in poi voglio pagare io il tuo tabacco. No, non me lo pagherà più nessuno, Charlie. Voglio smettere di fumare. Andiamo, papà. Fumi solo una pipa al giorno. E una pagnotta per noi sembra un banchetto. Non ho il diritto di comprare il tabacco. Nonno, fallo per me. Avanti, prendila. Dopo aver finito di consegnare i giornali, me ne stavo di fronte alla Willy Wonka. C'era un tipo molto strano, sai? Credo che fosse un venditore ambulante. Stava proprio dietro me e guardava la fabbrica. Prima di andarsene mi ha detto: non si potrà mai entrare lì. Non si potrà mai uscire da lì. E aveva ragione da vendere, ragazzo. È così dal giorno in cui Willy Wonka chiuse la sua fabbrica. Ma perché l'ha chiusa? Perché tutti i fabbricanti di cioccolata del mondo ci mandavano le loro spie. Si facevano assumere come operai per carpire i segreti dei procedimenti. Specialmente Slugworth. Ah, quello Slugworth era il peggiore di tutti quanti. Alla fine Wonka gridò: preferisco rovinarmi. Voglio chiudere la fabbrica. Questo è esattamente quello che fece il ragazzo. Chiuse i cancelli e sparì completamente dalla circolazione. A un tratto, improvvisamente, appena 3 anni più tardi, accadde una delle cose più straordinarie di questo mondo. La fabbrica ricominciò a funzionare a tutta forza. Riprese a sfornare tonnellate di dolciumi anche più deliziosi, ma i cancelli restarono chiusi a chiave. Non voleva che nessuno potesse rubargli i segreti. Ma com'è possibile? Qualcuno deve aiutare il signor Wonka a far funzionare la fabbrica. Saranno migliaia ad aiutarlo. Ma chi sono, nonno? Chi? Figliolo, è il mistero più grande. Questo non lo sa nessuno.